Attestato A1-A3 per pilotare droni di peso maggiore a 250 grammi. Oggi vedremo come acquisirlo in maniera totalmente gratuita sul sito del Lussemburgo. Attenzione! Ve li regalo! Tutti e due a 1,990! Se riuscite a chiamare, mettete il numero! Metti il numero che li regalo! Tutti e due, anzi, facciamo di più! Una cortesia, da casa! Non ti do a nessuno, è un regalo che faccio io, così tanto per vedermi un po' se ci siamo. Non ti do a nessuno. Ciao amici del tubo, benvenuti o bentornati qui sul canale. Cos'è l'attestato A1-A3, chiamato anche patentino? È un attestato obbligatorio da avere se vogliamo pilotare un drone di peso maggiore a 250 grammi fino a 25 kg di peso nell'Unione Europea. Il regolamento europeo, vi ricordo, che è applicato in 31 stati più la Gran Bretagna. Sono i paesi membri dell'Unione Europea più l'Islanda, il Liechtenstein, la Svizzera e la Norvegia. Non serve l'attestato per pilotare droni di peso inferiore a 250 grammi, anche se io consiglio sempre di acquisirlo, perché in caso di controllo abbiamo sempre un'attestazione in più. In Italia si prende sul sito dell'ENAC, c'è un test di 40 domande, bisogna raggiungere un punteggio di almeno il 75% del massimo ottenibile. Costa 31 euro, abbiamo 3 tentativi di un'ora di tempo. Quando lo acquisite, l'attestato ha una validità di 5 anni. Nel video di oggi vedremo passo per passo come prendere questo attestato in maniera totalmente gratuita sul sito del Lussemburgo. È semplicissimo, ovviamente sul sito del Lussemburgo tutta la parte di corso e la parte delle domande è in inglese o in francese, ma basta aver aperto una finestra con Google traduttore e state certi che passate il corso, anche perché è un corso realizzato benissimo. Quindi il motivo principale per cui sono oggi qui a parlarvi di questo modo per prendere il patentino, che vale in tutta Europa, è perché quelli hanno realizzato un corso fantastico, ma perché non l'abbiamo fatto noi qui in Italia, al di là delle 31 euro. E poi parliamo anche delle 31 euro, perché là è gratuito e qua si paga. Noi dobbiamo sempre fare cassa su tutto. Inoltre c'è un'altra cosa di cui vi parlerò, lo vedremo bene. Qui in Italia il test è difficile, ci sono domande che non c'entrano nulla col pilotaggio di un drone, si parla di anatomia, quando invece là si parla solamente di droni. Le domande sono semplici perché l'obiettivo è quello di farvi imparare a pilotare un drone in sicurezza nel rispetto delle regole. Non si parla né di cornea, di nervo ottico, né di analgesici che ci fanno venire sonno. Questo corso è stato fatto dall'ente per l'aviazione civile lussemburghese in collaborazione con l'Eurocontrol, quindi andate dal primo link che vi lascio in descrizione, trainingzone.eurocontrol.int, vi apparirà questa pagina, basterà inserire nome, cognome, una mail, la nazionalità, l'organizzazione può essere la vostra società se lavorate per una società, se no non mettete nulla. Sul lavoro stessa cosa, mettete la vostra occupazione, inserite una password, confermate la password, il classico non sono un robot, e ok, ora dovete solamente confermare la vostra identità, vi sarà arrivata una mail, dovrete cliccare conferma. A questo punto vi daranno un nome utente e la password è quella che avete scelto voi, fate il login. Ora che vi siete registrati dobbiamo andare al corso A1-A3, vi lascio il secondo link in descrizione così ci andate diretti. Siamo sulla sezione WAS Remote Pilot Open Category. Non dovremo far altro che accedere al corso. Potrete studiare per 3 mesi dalla data di registrazione al corso. Il corso è di circa 2 ore, io l'ho fatto in 15 minuti e poi vi spiegherò perché. Importante leggere le informazioni sul corso. Andiamo bene a guardare. Il corso è stato sviluppato come una partnership tra la Direzione dell'Aviazione Civile del Lussemburgo e Eurocontrol, come vi dicevo prima.
Il regolamento UE 2019/947 richiede che qualsiasi pilota remoto che utilizza un sistema aereo senza pilota, gli UAS, nella categoria Open A1-A3 intraprenda un corso di formazione online seguito da completamento con successo di un esame teorico. Utilizzando molti esempi pratici, scenari di vita reale, parole sante, questo corso di formazione online interattivo, l'esame, copre le conoscenze richieste dal pilota remoto UAS nelle aree di sicurezza aerea, restrizioni dello spazio aereo, regolamenti dell'aviazione, limitazioni delle prestazioni umane, procedure operative, conoscenza generale UAS, privacy, protezione dei dati, assicurazione e sicurezza. Nota importante: completamento con successo di questo corso significa che ha partecipato e superato con successo gli esami. Vabbè, ci sono varie informazioni, poi troviamo questo corso è gratuito. Una volta che accediamo al corso, questa è la pagina che ci appare. Il syllabus è fatto benissimo ed è interattivo. Oltre ad avere chiaro, con delle belle fotografie, quello che ci viene spiegato, ci sono degli schemi, ci sono le classi open, ci sono dei contenuti interattivi, quindi video di YouTube, e sono chiarissimi. Il consiglio che vi do è: attivate comunque i sottotitoli in inglese per capire meglio. Ci sono delle domande a cui potete rispondere, vi dicono subito se avete risposto esattamente, se rispondete sbagliato vi dicono subito il motivo. Sono le stesse domande a volte che vi trovate nei test finali, quindi ci aiutano a imparare a superare il test. Dovrebbe essere quello l'obiettivo. Al di là della lingua inglese, vi assicuro, è semplicissimo. Ci ho impiegato 15 minuti a prendere il mio attestato. Il syllabus, tra l'altro, è diviso in sezioni. Ogni sezione al suo interno ha dei sottoargomenti e alla fine di ogni modulo, ogni sezione, l'ho chiamata, c'è un test di 5 o 10 o 15 domande. Abbiamo quindi chiare le regole da seguire, le classi, è spiegato tutto benissimo. Ve l'ho detto, ogni volta che finiamo una sezione abbiamo questo mini test, c'è sempre una domanda e 3 risposte o 4. Dobbiamo scegliere quella giusta. Alla fine della sezione faremo submit, ci diranno se abbiamo passato questo mini test. Se lo abbiamo passato, possiamo proseguire con le altre sezioni e i test relativi alle altre sezioni. Se non lo abbiamo passato, dobbiamo rifare il test, semplicemente rifare il test tutte le volte che noi vogliamo. Tra l'altro, ci vengono dette le domande che abbiamo sbagliato, basta cliccarci sopra e ci viene spiegato qual era la risposta giusta. Altro che ENAC. Con ENAC noi finiamo il test di 40 domande in quell'ora, ci viene solo detto quante domande abbiamo sbagliato, ma noi non sappiamo quali sono e come faremo a imparare così. Tra l'altro, altra chicca, subito nella presentazione del corso potete scaricare un PDF che riassume in maniera perfetta, vi sto facendo vedere le immagini, domande e risposte in merito al mondo dei droni, è schematico, vedete tutte le classi, cosa fare se il nostro drone pesa meno di 250 grammi, cosa fare se pesa più di 250 grammi, riassunte benissimo, altezza, volo in vlos, è fatto benissimo. Ve lo metto comunque sul mio canale di Telegram, quindi se volete andate e lo potete scaricare. Seguitemi anche su Telegram, dove metto sempre le offerte che trovo sul web. Perché io ci ho impiegato 15 minuti a farlo? Perché non ho fatto altro che aprire ogni singolo capitolo, abbiamo l'obbligo di aprire la sezione e poi io tornavo indietro subito, perché comunque questi argomenti li so già. Ho fatto solo le registrazioni che vi ho mandato qui in questo video e qualche fotografia per farvi capire come affrontare questo corso e questi test. Alla fine di ogni sezione vi ho detto che c'è un mini test, poi alla fine c'è un test finale un po' riassuntivo di tutto quello che avete imparato in queste circa 2 ore, se leggete tutto e vedete tutti i contributi. Le domande di questo test sono riassuntive di tutto il corso che avete fatto, sono molto semplici, ve lo ripeto, non ci sono domande stupide di anatomia, sono domande relative alla sicurezza, al vostro drone, alle classi, ai limiti, alle regole. Pollice all'insù, è fatto benissimo. Noi italiani non dovremmo inventarci nulla, dovremmo imparare dagli altri, dovremmo imparare da quelli che fanno le cose meglio di noi. Nel momento che superate anche questo test
finale. Avete la possibilità in 5 minuti di rilasciare il gradimento al vostro corso. Io l'ho fatto, è importante, serve anche a loro per migliorare, vi assicuro che non ne hanno bisogno. Ultimo step, tamparvi il vostro PDF col vostro attestato preso in Lussemburgo. Tra l'altro dopo un 10 minuti mi è arrivata anche la mail col mio attestato. Super efficienti, un applauso davvero. Attestato per pilota di APR a 1 a 3 da 250 grammi fino a 25 kg. Purtroppo non possiamo fare l'attestato a 2 sul sito del Lussemburgo perché è necessario fare un test in presenza in Lussemburgo. Era doveroso questo video, ho aspettato un po' a farlo, volevo portarvi questa cosa dopo aver fatto io l'esperienza. Temevo un po' per il discorso dell'inglese al di là della traduzione. A dire la verità, oggi non pensavo di farla in 15 minuti. Vi assicuro che se dovessi rifare oggi il test sul sito dell'ENAC, io alcune domande di anatomia le sbaglierei ancora. E invece oggi, dove tutte le domande erano sulle regolamentazioni, i limiti, così, uno che sa le cose passa. E l'obiettivo dovrebbe essere questo, far sì che chi pilota un drone sappia le cose. ENAC ha ancora tanto da imparare, ma per fortuna adesso abbiamo il regolamento europeo che ci permette di prendere l'attestato dove vogliamo. Vi ricordo che vi lascio i due link in descrizione, il primo quello per registrarvi, il secondo quello per fare il corso a 1 a 3. Scrivetemi cosa ne pensate nei commenti, so che tantissimi miei iscritti hanno già preso l'attestato in Lussemburgo. Vi ricordo anche che se volete stampare il vostro attestato, anche quello del Lussemburgo, lo potete fare sul sito Record Moda. Vi lascio il link in descrizione, sono delle card realizzate davvero bene. Vi invito a lasciare un bel like se questo video vi è piaciuto, a iscrivervi qui sul canale di YouTube se ancora non fate parte della mia community e seguitemi anche sui social Facebook, Instagram e Telegram. Io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! Se trovate una linea libera, beati voi se trovate questa linea libera, se non la trovate ce l'avete provata, io vi saluto e buona fortuna!